Eccola! L'isola Roca! Allora esiste davvero, Nick! Il vecchio capitano pazzo non mentiva, quindi aveva detto la verità! Te l'ho detto, Emma! E se l'isola esiste, allora sono vere anche le storie che raccontava sulla civiltà perduta e sulle rovine! Già, e noi saremo i primi archeologi ad esplorarla! E se invece non tornassimo più? Oppure se tornassimo ma completamente impazziti, raccontando di aver visto dei draghi nelle rovine come il vecchio capitano? Lo scopriremo presto. Sulla parte occidentale ho visto un piccolo altipiano. Possiamo atterrare là. Presto, Willy! Agli ordini, signore! E se non ci fosse niente? Abbi pazienza. Sì, insomma, a parte miliardi di zanzare. Zanzare? Sta attento ai serpenti piuttosto che strisciano per terra. Voglio dire, magari il capitano era proprio pazzo. Oppure la mappa è sbagliata. Oppure... Oppure siamo quasi arrivati. Eh? Ehi, Nick? Dove stai andando? Visto? Ha trovato le rovine. Geniale, no? Ah, d'accordo. Questa civiltà perduta sembra avere dei collegamenti con quella degli Inca. Davvero? Sai cosa dice quell'iscrizione? Non vorrei sbagliarmi, ma parla di un frutto misterioso chiamato frutto dell'eternità, che cresce sull'isola e che la popolazione adora. Il frutto dell'eternità? Chissà che cos'è? Io a caso ho delle banane un po' vecchie che sono marroni perché sono lì da un'eternità. E forse vuol dire questo? Cos'è stato? Andiamo a dare un'occhiata. Forza, scansa, fatiche! Sono fucili anestetizzanti! Se vi porta un colpo e vi colpite, rischiate di addormentarvi! È Queen! Ah, me l'aspettavo! Perché te l'aspettavi, Nick? E chi è Queen? Come fai a conoscere quell'uomo? Qualcuno mi può dire che cosa sta succedendo? Tu e Queen un tempo eravate molto amici, non è vero, Nick? Sì. Abbiamo fatto alcune spedizioni insieme, ma Queen era interessato solo ai soldi, alla fama. Non gli importava nulla dell'archeologia. E come ha fatto ad arrivare qui? Perché durante l'ultima nostra discussione gli ho parlato del capitano pazzo. Cosa ha detto? Già, non sapete quanto sia pentito. Gli ho raccontato tutto riguardo all'isola. Che sta succedendo? Cos'è stato? Che cosa sarà? Forse gli uomini di qui. Non credo, questi sembrano animali. E molto, molto grassi. Meno male. Will! No! C'è una fune! Ecco, afferra la corda, Will! Tieni distretto! Ci è mancato poco. È stato fantastico. Guardate, sembrano attirati da qualcosa, come se fossero ipnotizzati. Devo assolutamente fare una foto. Aspetta che si addormenti prima! Stanno catturando i dinosauri. Queen vuole portarseli via come ricordo dell'isola. Cosa? Perché vuole prenderli? Ah, non ne ho idea. Cosa vorrà fare con loro? Probabilmente vorrà fare affari con un parco a tema. Non è giusto. Dobbiamo fare qualcosa, Nick. Che ne dite se andassimo a fare una visitina al nostro caro amico? Va bene. Voi distraeteli mentre io vado ad aprire la gabbia. E come? Vai da qui e gli dici: ehi, mi dai la chiave? Non ho bisogno di nessuna chiave. Ho la mia personale. Adesso ho capito. Molto furbo. Buono, cucciolino, fai il bravo. Sammy, che succede? Vado a controllare. Ok, io penso al fuoco. Dobbiamo cercare di distrarlo. Dividiamoci.
Degli intrusi! Stanno scappando! Sammy, falli a prendere! Allarme! Vieni, liberiamo il povero dinosauro, eh? Presto sarai libero, cucciolone. Forza, apriti! Sta calmo. È meglio per te se ti dai una calmata, Nick. Lascia il grimaldello, alza le mani e d'accordo, gira. D'accordo, Queen. Ma cerca di essere ragionevole. Non puoi portare via i dinosauri dall'isola. Rovineresti questa meraviglia. E chi lo dice? Chi può impedirmi di farlo? Tu? Non lo so, forse lui. O forse lui. Che succede? Sto fermo! Ciao, ciao! Dove credi di andare, specie di rettile umano? Chi vi ha dato l'ordine di andarvene? Tornate indietro, codardi! No, ci dispiace! Vada avanti lei, se vuoi! Lo immaginavo! Molto bene! Vi abbiamo seminati! Attenti! Un burrone! Dove siete? Vi prenderò! Ehi, laggiù! Che fortuna, un ponte sospeso! Finalmente un po' di avventura! Non avrei dovuto mangiare così tante ciambelle a colazione! La prossima volta ne mangerò di meno! Anzi, mangerò solo salatini e crackers, lo giuro! E Queen ci sta raggiungendo! Piano, adorabile lucertolone! Non c'è molto da mangiare con noi! Sentito? La mamma ti sta chiamando! Bravo, cucciolino! Andiamocene! E in fretta! Oh, che succede? Che sfortuna! Oh, attento, Will! Scusa, perché vi siete fermati? Non potevate... Queste palle blu somigliano a quelle dell'iscrizione. Sembrano mirtilli. Solo una versione leggermente più grande. Il frutto dell'eternità. Forse è questo il motivo per cui i dinosauri sono vissuti così a lungo. E perché sono sereni? Visto? Non ci vogliono più mangiare? Forte, una cosa pazzesca! Pazzesca già! Come la facilità con cui vi eliminerò! Ma no, ancora lui! Cosa tieni in mano, Nick? Un proiettile? Un proiettile? Scusa, ho visto male, è solo un frutto marcio! Non hai nient'altro da offrirmi, Nick? Allora mi prenderò il disturbato a questi pezzi da museo! Oh, un frutto andato a male può bastare, quindi! No, no, basta, smettetela! Qualcuno ha ordinato della frutta? Oh, sono una prelibatezza! Per te, con i miei auguri! Fermatevi! Oh. Bella presa al volo, Queen! Via, show! Lasciatemi in pace! Sapete, forse ha ragione. Lasciamolo in pace, si sta divertendo con i suoi nuovi amici. Nuovi amici? Aspetta, Nick! Io e te siamo vecchi amici, no? Ehi, guarda là, c'è una scimmia con tre teste! Oh, no! Andiamocene da qui! Ehi, salve! Non è che mi potreste aiutare? E se aveste anche da mangiare, non mi dispiacerebbe! Oh! Sono un po' invidioso di Queen, sai? Anche a me sarebbe piaciuto rimanere per fare ricerche più approfondite. Anch'io, Nick.
Ma è meglio che sull'isola nessuno ci metta piede. O come nel caso di Quinn, ci rimanga per sempre. Quegli animali preistorici devono rimanere dove sono. A proposito di animali... Penso che anche Sammy abbia voluto proteggere i dinosauri. Ehi, lui è uno che se ne intende di ossa. No! Non potevamo lasciarlo con Quinn. Di ritorno alle 4 in punto. Buona fortuna, agente P. Torna sano e salvo. Wow, l'agente P in missione solitaria, affascinante. Già, non c'è nessun altro che possa farlo. Non c'è nessun altro tranne l'agente Agile, che sono io. Noi ti conosciamo bene. Ok, che cosa ne pensate? Della mia nuova bandana. Va bene, quale mi sta meglio? Questa? O questa? Basta, ti prego. Mi sto allenando per quando farò fuori i cattivi con il mio colpo di karate. Lo chiamerò il colpo Agile. Wow, mai vista una cosa simile? Sì, impressionante. Mostruosa. Come il mio immenso talento. Micidiale, cos'è? Forza bruta e scatto fulmineo. No, quella! Agenti, operazione abbandonare la base. Jet Girl, prendi lo scafo. Sì, signore. Tech, tu l'attrezzatura. Sì, via. Dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Agile. Generale? Quella bandana è terribile. Andiamo. Guiderò io. No, l'ho sempre pilotato io, lo scafo. Ah, cosa vuoi che sia? È semplice, accensione. Basta, guido io. No, oh, ce la faccio. Sto no. Spostati. Laggio! Qualsiasi cosa stiate facendo là sotto, sbrigatevi! Se non riuscite a far partire lo scafo, dovrò fermare l'onda anomala con i proiettili! Andiamo, Agile, puoi farcela! Tira fuori l'agente P che è in te! Si sta per abbattere! Agile, fa partire questo affare! Non funziona niente! Dov'è finito, Tech? Aspettatemi! Tech, sali sullo scafo! L'onda sta arrivando! La vedi, è davanti a te! Si abbatterà su di noi, che ci piaccia o no! Vai! Fallo partire! I cittadini sono stati messi al sicuro, ma i danni sono catastrofici. Il mondo è in stato di allarme perché Captain Fisheye. Un attimo di attenzione, gente. Mi presento, sono Captain Fisheye. Vi è piaciuto il mio piccolo tsunami? Mi auguro di sì. Perché il prossimo sarà ancora più spaventoso. Sarà così grande che sommergerà il mondo. E niente potrà più fermarmi. Addio. Va bene, agenti, la nostra missione è trovare e fermare Captain Fisheye. Tech, aggiornamenti! Generale, i dati confermano che Captain Fisheye ha generato l'onda anomala qui, sui bordi della placca tettonica. Sembra che Captain Fisheye abbia iniziato a usare dei siluri trivella. Questo è ancora attivo. Forse potrei riuscire a localizzare Captain Fisheye sfruttando quel siluro con questo. Lo prendo io, questo è il lavoro adatto per la gente. D'accordo, come vuoi, ma sta molto attento perché se il siluro è ancora attivo... Tech, lo so fare. Siluro armato! Non lo sa fare. Oh, mammina! Annientamento agenti tra 60 secondi! Agile, è necessario disabilitarlo manualmente. Ascolta, devi interrompere la codificazione. È spaventoso! Oh no! A quanto pare gli agenti vogliono rovinare i miei piani! Ma se pensano di fermarmi, si sbagliano! Forse hanno bisogno di una piccola... lezione! Tranquillo, è solo un pesce di metallo.
Ok, è spaventoso. Agil, il bottone rosso! Oh, ve l'ho mai detto che sono daltonico? Scherzavo? Quello era verde! Il conto alla rovescia è 30 secondi adesso! Forse sono davvero daltonico. Stavolta non finirà bene. Ok, non rimane che una cosa. Il colpo è già... Sì, loro disinnescato. È un peccato che quel pesce di metallo non abbia sentito il dolore che gli ho inflitto. Ottimo lavoro, Jet Girl. Va bene, ci sono. Generale, abbiamo visite. Jet Girl, Agile, trovate Captain Fisheye. Io ho altro pesce da friggere. Le coordinate del sicuro Trivella portano a quell'isola. Cercate Captain Fisheye laggiù. Buona fortuna. Mi spiace non avere la mia bandana. I miei capelli sono in ordine. Allora ricorda il piano. Ci infiliamo invisibili nel covo e... Ci infiliamo nel covo, capito? Ho detto invisibili. Troppo tardi, sono qui. Se la tua faccia avesse un naso, gli darei un po'. Colpo agile! Potrei essere anche più in gamba dell'agente P, sai? Ehi, puoi chiamarmi agente A! Concentrati sulla missione, agile! Oh, agile, sei... Fantastica? No, sei fritto! Tank, fa qualcosa per spazzare via questi pesci lessi! Generale, attivazione missili! Solo un minuto! Senti, non è quello che vorrei, ma devo salvarti, forza! No, va tutto bene! Prendi la mia mano! No, la gente Agile non ha bisogno dell'aiuto di nessuno! Rischi di schiantarti! Lascia che ti aiuti! Devi solo prendere la mia mano! No! Ho una buona notizia e una brutta notizia. La buona notizia è che ho impostato i missili sull'obiettivo. E la brutta notizia? Anche lei si trova dentro l'obiettivo, generale. Oh, Jet Girl, che cosa ho combinato? Oh, mammina. Ecco qua, l'agente Agile. Sono felice che ci sia un agente a vedere il mio show. Sei anche libero di dire che non ti piace. Nessuna pressione, tranne per questo. Quando il barometro raggiungerà il rosso, vorrà dire che qua, sott'acqua, avremo la massima pressione tettonica. E io sparerò un bel siluro trivella, esattamente in quel punto. E quando questo accadrà, si creerà un maremoto così potente che provocherà un'onda che sommergerà il mondo. E io ti fermerò! Gli agenti segreti ti fermeranno! La tua squadra non c'è più! Avete fallito! Portatelo via e riservategli un trattamento molto spietato. Mi volete buttare nella vasca degli squali? Dite la verità! Credimi, mi piacerebbe. Jet Girl, sei viva! Ops, mancato! Preso! Jet Girl, ero molto preoccupato per... ero preoccupato, punto. Se ti preoccupassi per te, sarebbe la cosa migliore. Fermerò Fisheye da solo. Jet Girl, no, aspetta, mi dispiace tanto! Beh, hai fatto un ottimo lavoro. La prossima volta non rischiare troppo. Scusi, generale, ma i miei calcoli dicevano che la sua possibilità di sopravvivenza era del 4%. Ed è un calcolo generoso, suppongo.
Cosa succede? Obiettivo pressione raggiunto! Scusa, ma a quanto pare è arrivato il momento di dirti addio! Ho un mondo da distruggere ora! Ah-ha! Jack Girl, ce l'abbiamo! Sono anche insopportabilmente forte! Insopportabile, lo sai di certo! Ora fermiamo quel pazzo! Certamente! Ok, qui abbiamo una maschera, zero bombole d'ossigeno e nessun piano, quindi andrà bene se non si immerge. Oh. Ok, ascoltami bene. Fisher si sta dirigendo. Vuoi dire che Fisher si sta dirigendo dove le collisioni tra placche tettoniche hanno formato un vulcano sott'acqua perché vuole colpirlo con un siluro trivella per provocare uno tsunami devastante? Va bene, Tech, segui. Colpito! Molto bene, prendilo! Per te è finita, Fisheye! Forse vuoi dire per te! Obiettivo acquisito! Fuoco! Beh, sembra disinnescato! No! Il diabolico piano di Captain Fisheye è stato sventato. Grazie agli agenti speciali e al coraggio di Agile Jet Girl. Agente B! Chi l'avrebbe mai detto? Jet Girl e Agile hanno imparato a collaborare. Le missioni in solitaria non sono adatte a me. E nemmeno le bandane. Non potrei essere più orgoglioso di questi ragazzi, sai, agente P? Saranno degni di te quando arriverà il momento. Oh, io potrei fare il leader e potremmo chiamarci agenti Agile. No. Agile, sei proprio un buffone. Simpatico, ma buffone.